un rapporto molto stretto, fortunatamente in questa fase direi un rapporto positivo. Noi abbiamo un mercato della nautica da diporto in netta crescita, al di là di fattori congiunturali come il Covid, la guerra, che ovviamente possono portare a battute d'arresto, ma che il trend sia positivo è incontrovertibile. Questo genera da parte del pubblico fiducia nel fare anche grossi investimenti. Noi qui siamo in un'area dove abbiamo fatto dragaggi, stiamo creando nuove marine, nuovi moli, li stiamo allungando, diamo maggiori spazi alla cantieristica e ai privati di fare decisioni di investimento anche molto coraggiose, perché bisogna investire ad esempio nella cantieristica o nell'attrezzaggio delle marine. In questo il ruolo dell'industria finanziaria, degli intermediari, è cruciale. Vediamo un attivismo sia degli intermediari tradizionali come le banche, sia di fondi di investimento specializzati, e un interesse nel supportare queste decisioni di investimento che 15 anni fa sarebbe stato impensabile. Siamo molto contenti, ieri è stata una regata bella, una regata difficile, le condizioni meteo hanno messo a dura prova gli equipaggi, diverse anche condizioni, vento, onda, poi bonaccia, e direi è andato tutto bene, a parte purtroppo quello che è stato l'affondamento delle imbarcazioni, che ha avuto questo improvviso deficit, ma era un'imbarcazione d'epoca e purtroppo succede. Il mare va sempre preso con attenzione. Fortunatamente ha funzionato tutto bene, sono stati recuperati questi velisti e tutti gli altri felici di aver partecipato alla Mille Vele impegnativa. Questo è un premio che Confindustria Nautica ha voluto mettere sul tavolo per i sindaci, gli amministratori pubblici che partecipano a questa regata, perché è una cosa importante, vogliamo che anche gli amministratori vadano in mare e si giochino anche loro tirandosi sulle maniche e lavorando come gli altri. Ricordiamo Marco Di Capua, un sindaco che 2 anni fa purtroppo è mancato, mentre faceva il sindaco, era un velista, era un armatore, una persona in gamba, un amico, quindi il trofeo è alla sua memoria. Era 2 anni che ci scappava questo primo, si vedeva poco prima di tutto. E poi l'andata è stata dura perché era sempre bolina e quindi abbiamo dovuto faticare parecchio. Poi per fortuna quello che era davanti ha fatto, noi diciamo, una belinata e allora siamo passati. Che cosa significa per lei Mille Vele? Ah, è una cosa stupenda, è la più bella manifestazione che si possa fare a Genova e mi augurerei che riuscisse ad arrivare ai livelli della Barcolana. Sarà molto difficile, ma ci stiamo provando e speriamo di riuscirci anche noi. I presupposti non erano molto buoni, visto il meteo, però i velisti non si fermano, merito anche di Chieffi appunto, che è uno stagionato velista, e poi appunto ci ha condotti sulla rotta vincente con anche qualche battaglia soprattutto al rientro e col vento che ha fatto poi qualche scherzi verso la fine. Sicuramente lo consiglierei perché è un'esperienza unica, infatti mi ha portato ad arrivare su Elo con Tommaso Chieffi, ma io ho iniziato allo Yacht Club Italiano con i corsi estivi, quelli che facciamo ogni anno con i bambini, poi da lì ho iniziato in Optimist con più o meno una carriera agonistica e dall'Optimist ho continuato al 420 fino a poco tempo fa. È un'esperienza bellissima, uno sport che dà tanto sia dal punto di vista appunto atletico ma anche nella vita di una persona, secondo me riesce a renderci persone migliori e diverse. Credo che The Ocean Race in questo momento racchiuda tutti i valori che collegano lo sport, la sostenibilità, il turismo, la promozione del territorio, e credo che sia una sfida incredibile che vada comunicata, che vada raccontata, perché le persone devono conoscere qual è l'enorme avventura incontro la quale questi equipaggi stanno andando.
32.000 miglia, partenza da Alicante il 15 di gennaio, l'arrivo a Genova tra il 24 di giugno e il 2 di luglio, quando un Ocean Life Park sarà il cuore pulsante di eventi, di manifestazioni, di incontri sul tema della sostenibilità. Una occasione straordinaria per Genova, per la Liguria e per tutta l'Italia. Lo sport ancora una volta diventa un momento di promozione del Made in Italy, di quello che siamo capaci anche di organizzare. In questo momento Genova è al centro del mondo su questo tema. Sono orgogliosa, insomma, che la mia città stia per affrontare questo grande progetto, lo stia già affrontando da tempo con entusiasmo, ed è importante che l'Italia venga comunicata anche per la capacità di organizzare questi grandi eventi sportivi. Noi siamo diciamo all'avanguardia nel mondo per quello che sappiamo fare nello sport, e lo stiamo diventando sempre di più anche come promotori di grandissime manifestazioni internazionali. Questo si chiama Flyboard, è una macchina, è una tavola che permette di sfruttare l'idrogetto di una moto per poter volare o muoversi liberamente nell'acqua. Tra l'altro, dall'effetto visivo delle immagini sembra quasi che piloti anche la moto d'acqua direttamente con la forza del pensiero. La moto d'acqua ci dà la propulsione, io governo la potenza da questo, però ogni movimento che viene conferito dalla tavola si trasmette sulla moto. Sembra facilissimo da come lo fai, ma in realtà immagino che ci voglia anche un po' di allenamento. Dipende sempre da chi te lo insegna e poi soprattutto dipende molto dalle capacità di una persona. Io lo faccio facile perché ormai per me è facile. Cosa bisogna allenare soprattutto per riuscire a mantenere anche, immagino, un po' di equilibrio? Bisogna avere un buon istruttore, le capacità sono molteplici, è un elenco lunghissimo, però bisogna andare da un buon istruttore e farsi insegnare da lui. Gli yacht ormai sono tutti dotati di questi giochi qua, che sono particolarmente piacevoli, soprattutto per chi se lo può permettere. Fino a che metri di altezza ti puoi alzare? Dipende dal peso, io attualmente con questo peso arrivo fino a 18 metri di altezza. Buongiorno a tutti, il cantiere Y-Yacht è di nuovo presente al Salone Nautico di Genova. Presentiamo il nostro Y7, barca fondata e creata per andare a vela semplicemente, easy sailing. Il principio è keep it simple, andiamo a vela con le persone vicine e senza difficoltà. La nostra produzione ha Y7, Y8 e Y9, sono barche votate alla navigazione, all carbon e alla semplicità. E gli armatori che hanno capito questa filosofia sono soprattutto quelli che vogliono navigare. Le imbarcazioni, come avevo detto, sono all carbon e robuste e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Dietro le mie spalle abbiamo il nostro gioiellino, l'ultima nata, la flagship, che è lo Zar 130, Imagine 130, con i nuovi motori Mercury 600, una coppia. È il top di gamma nostro, però presentiamo modelli per tutte le tasche, perché abbiamo una gamma molto completa che parte dal piccolo tender, che con 2, 3, 4, 5 mila euro non lo prende motorizzato, al gommone da 5 metri, che lo può avere con 15.000 euro, 10.000 euro, fino ad arrivare al top di gamma, appunto, che arriva a 700-800.000 euro di valore, e in mezzo c'è tutto. Il design è molto evoluto, molto avanti e molto particolare. Noi abbiamo, col nuovo designer Carlos Vidal, abbiamo iniziato una nuova era qualche anno fa con la linea Zar Tender per gli Stati Uniti, che ha avuto un successo enorme. Qualche cosa di veramente unico al mondo, questo prodotto in questa taglia, fatto in questo modo, con tutte le caratteristiche che ha, ma sarebbe molto lungo. Vi consiglierei di venire a visitarlo, a vederlo qua in fiera. Ce l'abbiamo sia a terra che eventualmente in acqua. Siamo un'azienda familiare dal 1926, con una sua storia tutta particolare, perché abbiamo mantenuto questo nome storico, Veleria San Giorgio, però oggi produciamo dispositivi di protezione individuale, produciamo giubbotti di salvataggio e quindi tutta la parte che deve riguardare la sicurezza in mare. E devo dire che negli ultimi anni comunque una sensibilità maggiore verso questo argomento anche nei mari del Mediterraneo, in particolare in Italia, è cresciuta, e quindi si sta lavorando abbastanza bene. All'incirca il 50% si occupa della parte appunto navale croceristica, un 5-10% sul militare e aeronautico, e il restante 40% circa nel leisure, nello sportivo, quindi nella nautica da diporto.